Allora ragazzi, voglio farvi vedere un attimo come ho sistemato il mio ginebasto. Questo è un caminetto dal quale io avevo la stufa a pellet. Quindi ho eliminato la stufa a pellet, ho inserito il ginebasto. Ho effettuato questi lavori di questo, diciamo, questi due portelli non c'erano. Come vedete, la marmitta, diciamo, l'ho inserita nel tubo di scarico che aveva dei fumi della stufa a pellet. L'aria, esattamente questa, viene prelevata da dentro casa. Ho insonorizzato la pompetta, si sente molto meno, quasi insignificante come rumore. Batteria, ho inserito una lampadina che le accendo al momento. Questo è il mio carico batteria per mantenere la carica. Le ho messo quattro ruote, vediamo se riesco a farvi vedere il dietro un po' come è messo. La parte di dietro praticamente ho inserito un altro bocchettone tipo questo per collegare questo tubo per l'aspirazione che avviene da dentro casa, quindi aspira l'aria, la riscalda e me la ridà attraverso questi tubi. Questi due tubi con la Y qui inserita. Adesso dovrei fare la ricarica del gasolio. Voi dite come fai? Ogni volta devi uscire fuori la stufa? No, ho inventato un'altra cosa, ci ho inventato. Mi sono un pochettino, ho visto un po' cosa c'era in giro. Allora, ho preso. Prendo la lattina, la posiziono, la lattina del gasolio, tolgo il tappo, un attimo mi avvicino con la sedia, tolgo il tappo da sopra, il tappo della damigianetta, poi vediamo se riesco a posizionare il telefono per la ripresa. Vediamo un po', tiro fuori questa pompa per il travato della Valex, non so se si vede, la infilo dentro la damigianetta, penso che si vede, e poi dovrei attivare, diciamo, eccola qua, la faccio da vicino, è una Valex molto efficiente e in poco tempo riesco a svuotare la lattina e riempire il serbatoio. Un attimo, adesso faccio il pieno e poi continuiamo, chiudiamo un po' il video. Inserita la cannuccia dentro, aziono la pompa che funziona con due pile, due torcioni classe D. Non so se si nota come funziona, è abbastanza veloce pure. Diciamo, ci siamo quasi. Ecco qua.
tiro fuori la pompa, la faccio sgocciolare da una parte e dall'altra in modo che non goccioli da nessuna parte, la riposiziono perché c'è un gancio di fermo. Vedete, i litri del recipiente del serbatoio dovrebbero essere circa 4, perché queste sono da 5 litri questa mattina. Una volta che gocciolata, la pulisco da sotto per evitare puzza, pulisco da sotto e la rimetto nel suo robusta. La riposiziono qui dentro. Ok, quindi è rimasto tutto questo gasolio da 5 litri, il serbatoio è saturo, ne mancherà qualche centilitro, non so. Poi rimetto il tappo. Questo è un, diciamo, non porta tanta complessità nel riempire con questo sistema della pompa. Ecco qua, risistemato. Controlliamo la batteria, 14,7. È una batteria di macchina esausta, ma che funziona abbastanza bene con il cinebasto, non ha problemi, non ci sono cadute di tensione, anche perché avendo il caricabatteria è collegato sempre alla rete, quindi la lampadina è un 220, non ha 12 volts, è comodissima per fare lavori qui dentro. Dovrò fare alcune piccole modifiche, vorrei eliminare quel al filtro dell'aria di aspirazione per la combustione, quel coso originale che pare che sia lui che faccia un po' di rumore, un po' di fischio. Vediamo un pochettino come lo sistemerò meglio. Ho sentito che c'è stata una pubblicazione di uno che ha cambiato la pompetta, ne ha presa una molto silenziosa. Devo vedere un pochettino come va, così magari la prenoto e la compro. Ragazzi, adesso dovrei sistemare di nuovo la situazione, quindi ogni volta sgancio i tubi, che sono di una facilità unica, li chiudo. Li riaggancio, calamita, blocca portello, cerniere, quelli tipo da credenza, da cucina. Quanto riguarda il resto è tutto lavoro fatto fai da te. Un attimo solo, vediamo se riesco a farvi vedere come sistemo la situazione. Vediamo un po'. Servono le mani, vediamo un po' se qua riesco a farvelo vedere, sistemazione dei tubi. Questo qui adesso spengo la luce, rimetto l'altro tubo dentro e rimetto tutto a posto. Vediamo se riesco a farvelo vedere, ma sarà un pochettino difficilotto.
c'è la calamita che mi sta dando un pochettino piccolo problemuccio, vuole essere un pochettino riposizionata. Ok, lo facciamo partire. Dai. Andiamo. Partito. L'aria è ancora calda perché l'avevo appena spenta per fare il pieno. Bocchetta d'aspirazione. Le due bocchette di mandata. L'altro giorno avevo pubblicato un video su uno short inerente alla massima caloria che raggiungo all'interno della camera di combustione, al massimo 5,5, che poi sarebbe, su alcuni sarebbe la decima posizione, la decima potenza, e toccava tranquillamente i 247 gradi. Diciamo che in casa, per risparmiare, per avere, diciamo, un ambiente comodo, diciamo comodo, non che non senti il freddo addosso, non senti il calore addosso, ma a 1,7 la sto portando massimo a 2,1-2,2, ma questo in questo momento, per esempio, è a 1,7 centigradi. 1,8. Partita la pompetta, non so se si avverte. Diciamo che questo batteria 12 volt, 12,1, adesso sta chiaramente candeletta accesa per mandarla in temperatura, quindi scende un attimino comunque si mantiene su i 12 volt. Ma si mantiene bene, come dicevo, la temperatura reale non è questo che mi segna il quadrante. Ecco qua, adesso è partita, sta mandando al massimo un attimo qualche 10-15-20 secondi per far salire la temperatura. Temperatura 13 volt, la batteria, come vedete, pure sta pompando al massimo per portarla in temperatura, quindi tiene bene. Vediamo un pochettino adesso il telecomando che mi misura 20 gradi, 20 gradi che poi sarebbero la stessa del quadrante di là, ma quello che io vado a controllare quando è per confrontarlo, vediamo la temperatura, 1,7, 1,8, 92 gradi e sale 101. Come dicevo, i gradi nella stanza, la mia cucina è abbastanza grande, sono 7 metri per 6, diciamo che utilizzo questa temperatura, il misura sia l'umidità che è la temperatura, stiamo a 17,6, ci impiegherà qualche oretta per salire su 18, 19, 20 gradi, tra un paio d'ore sarà 20 gradi, ma ripeto, con potenza 2, massima 3, adesso la metto a 1,9 e rimarrà per tutta questa sera a quella potenza. Infatti adesso sta calando, vediamo un pochettino la temperatura interna come sta. Gradi. Infatti, ragazzi, ho notato che la temperatura interna alla camera di combustione corrisponde agli hertz che uno ha scelto.
che uno ha ammesso. Praticamente, se fate caso, abbiamo 172, che adesso salirà sicuramente a 180, vediamo un po', 180-190, ecco. 1,9 sono gli hertz di esercizio di lavoro, 170-174, andrà più o meno all'equivalenza degli hertz della temperatura di esercizio, quindi è 1,7-170 gradi, 1,8-180 gradi, 1,9 si fermerà a 190 massimo, per poi salire mano a mano che si sale. Sta salendo ancora 176, si terrà un attimino su questi gradi per un po' di tempo e poi prenderà la sua posizione esatta. Quindi noi abbiamo qui 21 gradi. 21 gradi perché lo legge subito sopra la bocchetta d'uscita, quello che mi interessa sono questi qua, c'è un'umidità 36 che è sceso tantissimo, si è mangiato tutta l'umidità della casa, prima misurava quasi 70-75, beh, è vero che è tramontana, quindi aria secca, freddo. Siamo qui in Puglia, esattamente provincia di Taranto, a 2 gradi, 3 gradi oggi. In Alta Italia sicuramente starete a 0 gradi. Però diciamo che la temperatura di esercizio mi salirà attorno ai 19-20 gradi fino a stasera. Quindi stasera quel tipo di temperatura qui in cucina. Ripeto, cucina molto ampia, io ti faccio dare un'occhiata veloce, è molto grande, porte aperte, non è tanto coimbiantata, diciamo degli anni 80, quindi ho fatto un po' di modifiche io da far da sé, tipo le porte le ho modificate tutte, erano prima stile inglese, le ho portate così, a doppio vetri, prima erano quei vetri carta vetrina che suonavano anche se passavano a piedi, e adesso l'ho inventato un po' in questo modo. Questo l'ho fatto io, questo portello, tutto questo caminetto come lo vedete l'ho fatto io, tutto far da sé. Ragazzi, che vi devo dire? Io sto rimanendo contento per quanto riguarda il cinebasto. Ho sentito molte lamentele su YouTube, pensate qua, pensate là. No, io non pretendo il chissà che, però posso dirvi che con un pieno ci lavora 2 giorni, ci lavora 2 giorni, con il minimo praticamente io lo accendo alle 7, anche alle 6 e mezza a volte, lo spengo a mezzanotte. Quindi fai un calcolo, circa 18 ore giornaliere, 8 ore giornaliere, con un pieno 2 giorni a questo regime. Fate un po' calcolo voi quanto si spende, 2,50 euro, perché quelli sono diciamo 4 litri circa, non sono 5 litri, 4 litri per 1,80 euro, 1,90 euro, calcolando 2 litri da 1,90 euro sono 3,50 euro un giorno. Molto meno di una sacchetta di pellet dell'anno scorso, molto meno, ma 18 ore. Col pellet invece una sacchetta da 5 euro l'anno scorso, 2 anni fa, perché era un anno sono stato fermo, l'ho tolta non perché volevo metterci nel basto, perché costava caro, anche perché costava caro, ma perché soprattutto perché mia moglie purtroppo era allergica al pellet e quindi l'ho smantellata. Altrimenti avrei trovato un'altra locazione per mettere il cinebasto. Ma vi ripeto, forse ne metterò un'altra nel punto più freddo della casa, che è un'altra stanza dello studio, dove purtroppo lì si accumula tutta l'aria fredda e mi crea condensa. E a questo punto sto pensando anche di fare, in primis farò un
un cappotto al muro più freddo. E poi, siccome dà al garage, quindi poi l'inserirò anche lì un cinebasto per compensare un pochettino e consumare un po' la condensa che si crea lì dentro, c'è tutto quel vapore che di qua va là, il caldo di qua va là, diventa condensa. E si creano poi le muffe, si creano poi i rammendamenti sui muri. Ragazzi, che vi devo dire? Se vi è piaciuto, mi lasciate un like, è il primo video che faccio, a parte lo short. E volevo un attimino dare anche un po' una mia esperienza col cinebasto, che poi non se è fatto bene, se è fatto con le dovute precauzioni, non è pericoloso come si pensa. Certo, se lo si fa alla CDC, per non dire, per intendere le parole, è chiaro che poi si rischia. Quindi, fatto tutto a regola d'arte, fatto tutto con la massima prudenza, la massima precauzione, va benissimo. Io, chiaramente, in primis mia moglie era scettica, poi adesso sta incominciando ad apprezzarlo. Ragazzi, che volevo dire? Vi ringrazio se seguite il video, se mettete un like, e poi non so se farò altri video, vediamo un pochettino. Grazie, ciao.